con Felicia Mammone. Frigo Valley. Da qui fino al cancello della fabbrica ex Stacchini sono tutti frigoriferi sparsi. Non sono solo frigoriferi, vedi? Questo è il cestello delle forchette della lavastoviglie. 60 ettari di terreno, l'equivalente di 80 campi da calcio, sono interamente ricoperti di frigoriferi abbandonati. Siamo nella Frigo Valley. C'è un'enorme discarica, è indecente. E pensare che ci troviamo a due passi dall'autostrada del sole, la A1, tra le terme di Tivoli e il fiume Aniene. Sono stati scaricati qui più o meno tra il 2010 e il 2013. Queste sono le targhe identificative dell'elettrodomestico, con i codici e con le provenienze da cui si può risalire a chi ha portato qui questi materiali. Noi quando compriamo un elettrodomestico già paghiamo lo smaltimento. Già paghiamo una quota, 5 euro, 10 euro, per lo smaltimento. Quindi già ce lo fanno pagare, ai cittadini lo fanno pagare all'atto dell'acquisto. Paghiamo quindi per un servizio che non viene realizzato. Chi dovrebbe portare i prodotti da smaltire negli impianti di filiera intasca la quota e butta dove trova spazio. In questo caso è veramente esagerato. Qui ce ne saranno 700-800 di frigoriferi. È un'economia. E in questa economia poi ci si mette anche l'inciviltà del singolo cittadino.